Enerix e Damian è contro calcio. Senti che te dico meglio Ciro che Ronaldo. Se vuoi chiama noi per le news calcio mercato. Tattica by Ene sembra Sacchi più Cassano. Enerix e Damian è contro calcio. Senti che te dico meglio Ciro che Ronaldo. Se vuoi chiama noi per le news calcio mercato. Tattica by Ene sembra Sacchi più Cassano. Inizia la nostra amata Serie A e io non posso esimermi dall'iniziare di parlare, insomma, di Milan-Juventus, poi vi facciamo non anche il punto. Esimermi dall'iniziare di parlare. E forse un italiano un po' confuso, però mano. L'eloquio di Balotelli è migliorato grazie al Faina, maestro, qui lei mi è caduto. Beh, posso avere degli inciampi. Posso avere degli inciampi, chiedo scusa. Cassano 2.0, lo accetto. Dicevo, Milan-Juventus, perché io ho fatto una provocazione, caro Luca Cohen, questa mattina. Ho detto, ma perché mister Pioli non mette Giroud in porta e Okafor punta centrale? Scusate, non manco di rispetto al calcio, prego Cohen, rispondi. Che cazzo è che si spegne sta videocamera oggi? Prego, fai. No, mi caccia sto coglione, mi caccia. No, il discorso è, caro Cohen, lei si lamenta delle sue defezioni non guardando in casa avversaria, che credo che manchino due giocatori fondamentali, Cadia, no? Come Danilo e come Chiesa, che penso che siano. Ma anche lo stesso Fagioli è l'unico. Anche lo stesso Fagioli. Il centrocampo, diciamo che manca sia l'aspetto tecnico che mentale, perché l'assenza di Danilo è fondamentale, ragazzi, non solo appunto per l'aspetto poi tecnico, è l'unico leader, l'unico giocatore al momento carismatico in grado di trascinare questa squadra. Se poi aggiungiamo Chiesa, che mi pare di capire ad oggi, poi aspettiamo la conferenza stampa di domani, potrebbe anche non esserci, ma se dovesse esserci potrebbe comunque partire in corsa, ma la vediamo, cioè la vedo veramente ancora abbastanza buia questa situazione. Vlahovic, che dovrebbe partire dal primo minuto, comunque il centrocampo della Juve, che da sempre ha mille difficoltà, domani ne avrà qualcuno in più. Io penso che il Milan, al netto delle assenze, debba andare in campo e vincere la partita. Premetto questo, perché poi se no mi danno... Non puoi avere paura della Juventus. No, lo premetto, perché sennò poi non mi fanno parlare, mi dicono piangine. Cioè, no, per me il Milan deve vincere al netto delle assenze. Però stravincere. Sono fatti, mancheranno Maignan, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Chukwueze, Bennacer. E porca puttana, poi mi dite che non ho assenze nel Milan. È certo che ce l'ho. Sta mettendo le mani avanti, Cohen. Ho fatto una premessa. La Juve non tira, non va in porta. Vabbè, però se manco così riuscite a fare qualcosa. Ma ragazzi, ma io con Adli, Musa e Reinders. Ma Rotta ha detto che la Juve è favorita, Katia, sei d'accordo? No, ragazzi, veramente, secondo me è una partita apertissima. Ma favorita per la vittoria finale, per lo scudetto. Ma no, allora, questa narrazione c'è perché la Juve non ha le coppe europee. È innegabile che a lungo termine può essere un vantaggio, ma ad oggi, per quello visto in campo... Ma no, perché dopo l'unica partita, l'unica settimana, la prima... La Juve ha preso esatto, ha perso anche malamente contro il Sassuolo, era stata la Juve non giocare in Europa, ne ha prese 4. La Juve quindi no, la narrazione vale solo se si guarda la carta, dice vabbè, è la squadra che non ha impegni europei, ha una sola partita a settimana, allora sì, però poi se conosci le dinamiche interne della Juve, va, ad oggi non è così, poi se ci saranno dei cambiamenti si vedrà, ma ad oggi non è così, ragazzi. Anche le dinamiche di campo, la Juve fa fatica a tenere il pallone nel rettangolo. Esatto, per questo diciamo bene. Un palleggiatore che avevamo, non hai più neanche un palleggiatore a centrocampo. Mi piace questa cosa. Si può dire che la Juve la favorita? Io ancora non è tornato in sé. Però sai Fabio, secondo me noi giudichiamo la Juve non favorita al netto di quello che vediamo con Allegri. Secondo me questi giocatori con un altro allenatore... Vabbè, questa è per adesso, però certo. Avevamo detto tutto. È un po' come la Roma, secondo me, nei singoli. Potete mettere per favore le probabili formazioni. Secondo me state sottovalutando un po' troppo la Juve nella partita di domani. Attenzione,
per me non perda no, attenzione, perché infatti è aperta proprio per questo. Tutto dipenderà secondo me dall'atteggiamento con cui affronterà questa partita, perché una delle lacune di questa squadra, oltre a quelle tecniche, è l'aspetto mentale. È una squadra a volte poco coraggiosa, che non ci mette garra, troppo molle, quindi dipenderà da proprio da come scende, da come mette i piedi sul campo. Da lì capirai scende, un po' lo sguardo. Scende, scende o non scende, attenzione alla Juve, perché la state da troppo per morta, Enerix. E poi se te dà la legnata ci rimani male e piagni domani in live. Ma la Juve nella buono, è buono, è perché quello... che quando sente l'odore del sangue, ma che sangue devi sentire, ragazzi? E domani se la Juve vince vai a vedere dove va. Ma ragazzi, io vi voglio bene, ma stiamo veramente parlando di una squadra che è di un livello completamente... Mi sembra te rivedete, Enerix, mi sembra te rivedete al derby con l'Inter. No, però, guarda che fine che hai fatto. Mi sembra di rivederti al derby con l'Inter, guarda che fine che hai fatto, che ti hanno preso a schiaffoni per 90 minuti l'hanno preso. Però il derby è sempre una partita a sé, eppure io, nonostante il derby, e l'ho già detto, rimango convinto che il Milan sia più forte dell'Inter. Come sì, adesso infatti, si è visto sul campo. Come... c'è anche una differenza col derby. Sei primo. C'è però una differenza col derby, Asso. Se noi andiamo a guardare lo scontro, no, io parlo di Enerix, attenzione della partita, lui che sta aspettando. Il Milan è sfondato su 3-4 top player, ne mancano due più, e gioca in portiere che so c'ha 40 anni, Mirante ha 40 anni. 2021, che tra l'altro non gioca Mirante. Però Ale, il Milan ha dimostrato. Luca ti ha giocato l'ultima di campionato dello scorso anno. Qualche minuto. 4 minuti a fare. Quello che ti dicevo io, per correttezza di informazione. Quello che ti dicevo io, Luca, non sto parlando della partita, sto parlando di Enerix che sta facendo lo stesso giochino fatto con l'Inter. Va bene, se vuoi che faccio il galletto, lo faccio. Il Milan vince. Non devi fare il galletto, devi la persona onesta, mo perché a te non piace Allegri, no. E fa schifo un po' a tutti, Allegri, siamo d'accordo. No, a me mi piace Allegri. No, ma io non parlate per voi. Il problema è che io non ti parlo di mister, ragazzi, io vi leggo le probabili formazioni. La Juventus probabilmente scenderà in campo con Szczęsny, Gatti, Bremer, Rugani, McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik, e io dovrei aver paura di sta roba qui? Vabbè, ma non è bruttissima. Vabbè, perdonami, nega letta la formazione d'oratorio qua sotto. Ma diventare una squadra di merda tutto. Mirante! Calabria, ciao! Tomori! Addili! Addili! Ale, è la stessa squadra che prima in campionato? È la stessa squadra che è prima in campionato, perché tu il derby... manca di Hernandez e Magnano. Tu il derby lo perdi con Hernandez, Però non facciamo narrazione, perché Teo Hernandez in questo inizio di campionato è stata più una defezione. È stato il peggiore del Milan. Vabbè, adesso è via. E via di insultare Teo Hernandez gratuitamente, dai. Meglio di Florenzia a sinistra, che non è buono manca a destra. Certo, sicuramente, però a dire che il Milan è primo per Teo Hernandez non è corretto, perché Teo Hernandez... Il Milan è primo perché poi gioca bene a calcio, per carità di Dio. Per me domani, occhio, poi il portiere conta, perché la difesa, un conto è se gira e c'ha Magnano, e il conto c'ha Mirante. Katia, in chat ci stanno dicendo che Chiesa ha recuperato. Sì, perché fino ad oggi non si era allenato. Io ho sempre detto, pretattica di Allegri, ve lo dico. Ma vediamo domani nella conferenza stampa cosa dice Allegri. Per me non gioca titolare, per me non gioca titolare. No, ma la panchina no, titolare secondo me assolutamente no, forse in corsa, ma titolare. Una cosa vi potete dire, anche se mi serve per fantacalcio, UEA gioca? Chi? UEA gioca? No. Gioca McKenzie. Ma non lo so, perché dipende se decide di far giocare, perché dicono che in realtà adesso con la mancanza di Fagioli McKennie dovrebbe tornare come centrocampista centrale, quindi potrebbe nelle probabili, Katia, ha messo Miretti nelle probabili, ha messo Miretti, Locatelli, e McKennie ha messo un'altra volta, io chiamo McKennie, lo so che è McKennie, ha messo un'altra volta ma secondo me la Juve con regista forte, centrocampista di qualità forte, non riesco a capire, ha regalato Arthur. Ma perché Arthur un po' da giocare a Juve? Arthur
Mamma mia, Arthur, ragazzi. Mi ma allora, Arthur, secondo me, ha avuto dei problemi alla Juve. Molto bene stanno di natura con Miretti, non può giocare. Sono stati più di natura comportamentale.